Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In poche ore è letteralmente scoppiata la psicosi spinaci anche in città Salerno, dopo che oltre 10 persone sono state intossicate da mandragora, tra cui un 44enne in gravi condizioni. La mandragora è una verdura velenosa che è stata scambiata per spinaci, acquistata sfusa in diversi negozi. Questa mattina niente spinaci al mercato agroalimentare né nei mercatini rionali della città di Salerno, così come nei supermercati. Consumatori cauti ma preoccupati e non acquistano spinaci. Ascoltiamo. Niente spinaci questa mattina tra i banchi dell'ortofrutta dei mercati rionali della città di Salerno, così come nei supermercati, dopo l'intossicazione che ha coinvolto oltre 10 persone appartenenti a famiglie diverse che avevano consumato mandragora in provincia di Napoli con allucinazioni e problemi gastrointestinali. Oggi anche nei mercati agroalimentari all'ingrosso del Salernitano è stata vietata la vendita, in attesa che le ASL territorialmente competenti, che hanno sottoposto l'alimento a blocco ufficiale per effettuare i campionamenti analisi, completino le operazioni previste dalla legge. Forse per sbaglio la mandragora è finita in verdure vendute sfuse come gli spinaci o le biete e gli ignari cittadini l'hanno mangiata. Fatto sta che ora ci sono delle indagini dei carabinieri in corso. Alcuni lotti infatti sono stati commercializzati da società di Ischia, Versa, Volla, San Valentino Torio in provincia di Salerno, ma anche di Avezzano in provincia dell'Aquila. Mentre i carabinieri già nelle ore immediatamente successive all'accaduto hanno ritirato le verdure sfuse a scopo precauzionale da alcuni fruttivendoli e market, i consumatori questa mattina, alle prese con la spesa quotidiana, hanno manifestato tutte le loro preoccupazioni. Però io continuo a mangiarli perché sono convinto che qua non sono arrivati. Non lo so, io non l'ho presa proprio questi periodi. Generalmente però è una verdura che compro. Sì, è vero, è così. Però adesso non l'ho comprata da parecchio. Ieri quando ha sentito i fatti che sono accaduti, che cosa ha pensato? Ha paura di comprarle adesso. Lei ha paura adesso di comprare gli spinaci? In questo momento sì, perché li mangia mio figlio e ha detto mamma per adesso non comprare gli spinaci. Lei era a conoscenza che potesse insomma esserci una verdura simile che era tossica? No, io l'ho sentito stamattina per televisione, quando sembra TG3, quando hanno parlato quindi nella zona di Napoli, quelle persone che si erano ammalate perché avevano mangiato gli spinaci con questa mandragola che... E quindi per questo mio figlio già ha detto mamma non comprare spinaci, hanno detto di comprare gli spinaci congelati. Gelate, capito? Oppure dalle persone, ma generalmente adesso con questa paura nel mercato gli spinaci non arrivano. Non ne compro spinaci, spinacini, è difficile, non ne mangio insomma. Secondo lei sono cose che possono capitare? Non devono capitare assolutamente. E penso che qualcuno sia responsabile di questo fatto, non è che una cosa capita. Ci sono o non ci sono richieste di spinaci stamattina? Non hanno fatto uscire dal mercato gli spinaci perché c'è questo casino sotto e non ce li hanno venduti. La giornata di ieri invece sì, ne avevate ieri, disponibili? Ieri sì, però quelli che portiamo noi sono quelli paesani, hai capito? Sono quelli nostri, non sono quelli là a foglie, sono a mazzetti, quelli con la radice. Secondo lei questo fatto che è accaduto era prevedibile? Ci sono stati controlli poco attenti? Non si tratta del controllo, si tratta che è successo, ma è una cosa strana però, perché a noi non ci risulta, perché noi prendiamo tutta roba locale, roba paesana, capito? Ponte Cagnano, roba Battipaglia, tutta roba nostra. Qualcosa è successo, non ci sappiamo spiegare nemmeno noi. Queste foglie di mandragora veramente sono molto simili a quelle degli spinaci, delle bietole? Sì, sì, ci sta la differenza. Si vede lo spinacino, si vede quando è quello che è. Veramente questo è a discapito di noi fruttivendoli, perlomeno per quanto riguarda la verdura. Però speriamo tanto che si risolva più presto la situazione. Questi eventi ovviamente creano confusione nei consumatori perché si sentono poco tutelati, soprattutto da chi dovrebbe effettuare i controlli, e poi chi vende questo tipo di verdure dovrebbe avere le competenze insomma, per riconoscere una foglia di mandragora da una di spinaci. Beh, sicuramente non è colpa nostra,
Secondo me il problema nasce all'origine, perché comunque noi ogni mattina ci alziamo presto per andare a fare le compre al mercato, diciamo, ortofrutticolo, quello là di Salerno o di Nocera. Però sicuramente noi eravamo a corrente di tutto questo ciò, quindi secondo me all'origine c'è il problema. Questo fatto, insomma, che è accaduto destabilizza un po' il consumatore. Certo, perché già si è un periodo particolare per cui si cerca l'occasione, l'offerta, poi adesso c'è anche il dubbio, dice ma la pago di meno, magari non è controllata, non viene raccolta da non si sa da chi, e quindi questo fatto, diciamo, nel mercato aumenta un pochino l'ansia, però bisogna saper vedere, guardare con molto e fidarsi soprattutto di chi vende le cose. In questo momento consigliano di comprare spinaci congelati o spinaci imbustati? No, io sono anche su quello, fecero una volta per report, fecero un servizio e anche quelli congelati non si sa da dove provengono, quindi alla fine diciamo che ci dobbiamo affidare, va? Cosa ha comprato stamattina? Ho preso bietoline però con la radice, con il fusto, poi io essendo laureata in scienze naturali almeno le piantine, quelle con la radice, le riesco a distinguere ancora. E voltiamo pagina. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli stamani, a margine di una conferenza stampa a Palazzo di Città, ha replicato alle dichiarazioni della CISL nei confronti dei tecnici dell'amministrazione comunale di Salerno, a partire dall'assessore al bilancio Paola Di Nolfi, in merito al piano di rientro dal debito. Nessuna ostilità da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha dichiarato il primo cittadino. Sentiamo. Nessuna ostilità da parte del MEF, mi viene di dire che queste polemiche possono danneggiarci anche nella tenuta del confronto. Bisogna essere cauti e seri, abbiamo un assessore al bilancio competente ed un ufficio ragioneria all'altezza. Ha replicato così questa mattina il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli a margine di una conferenza stampa a Palazzo di Città, replicando alle dichiarazioni della CISL nei confronti dei tecnici dell'amministrazione comunale, a partire dall'assessore al bilancio Paola Di Nolfi, in merito al piano di rientro dal debito di 169 milioni di euro, un disavanzo pro capite di 1.315 euro e di adesione al decreto nazionale per limare il rosso delle casse. Non abbiamo i dettagli nel merito delle questioni, ma i rilievi che sono stati mossi dai tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono abbastanza per preoccupare, aveva dichiarato ieri il segretario provinciale della CISL Raffaele Vitale, che in una nota congiunta firmata anche dal segretario aziendale Guido Monaco Nicola, avevano chiesto al sindaco Vincenzo Napoli di revocare ad horas il mandato all'assessore al bilancio Paola Di Nolfi e a prendere seri provvedimenti nei confronti dei dirigenti che hanno collaborato alla stesura del piano di rientro. Ci sono state un po' di polemiche su questa manovra di bilancio, che cosa si sente di dire? Noi abbiamo un tavolo aperto con il MEF, un tavolo che autorevolmente ospita la nostra assessora De Nolfi, che è una studiosa importante dell'Ateneo Salernitano, dalle idee particolarmente lucide e di una grande cultura professionale, che sta conducendo gli incontri con chiarezza di idee e chiarezza dei fini. Non c'è nessuna ostilità da parte del MEF, nessuna difficoltà da parte del tavolo. Starei per dire che queste polemiche paradossalmente possono danneggiarci anche nella tenuta del confronto presso il tavolo del MEF. Bisogna avere i nervi saldi, bisogna essere calmi, seri, come siamo tutti, e fare in modo che questa iniziativa vada a buon fine, come è giusto che sia, senza forzature, senza difficoltà. Ma abbiamo la certezza che Paola Di Nolfi sappia, come sa, reggere il ruolo, e abbiamo un ufficio di ragioneria all'altezza anche della sfida che viene proposta. Il nostro comune, chiudo, al pari di altri comuni, è stato danneggiato da un meccanismo dei trasferimenti nazionali, siamo penalizzati particolarmente. L'assessora Di Nolfi sta addirittura conducendo uno studio che può diventare un caso di studio per far capire come questi meccanismi danneggiano il Sud, danneggiano noi. E quindi noi siamo in grado di resistere perché abbiamo le idee chiare e sappiamo come rispondere a quanto ci viene proposto.
Caro bollette, caro vita, difficoltà per le famiglie di pensionati. Sono queste le categorie particolarmente attenzionate di cui si è parlato questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la CGIL di Via Manzo, nel corso di un incontro organizzato dal Sindacato dei Pensionati che ha promosso per martedì 11 ottobre un presidio di protesta ma anche di proposta dinanzi alla Prefettura di Salerno. Sentiamo. La crisi in atto, il rincaro delle bollette di acqua, luce, gas, l'aumento dei generi alimentari di prima necessità stanno ulteriormente aggravando la condizione economica e sociale del paese intero. In particolare a pagarne le conseguenze sono migliaia di anziani e pensionati che si ritrovano a non avere i soldi necessari per la spesa, per curarsi, per pagare il mutuo. Un primo indice rilevatore è l'impennata dei pignoramenti sulle pensioni, condizioni che non solo determina la povertà, ma che alimenta, visto lo stato di necessità, il possibile ricorso all'usura. Non è possibile che a pagare l'ennesima crisi debbano essere i pensionati, gli operai e le casalinghe, in altri termini le famiglie ormai sempre più orientate verso il sovraindebitamento. Anche a Salerno la condizione giorno per giorno si aggrava sempre di più, c'è bisogno di risposte immediate e strutturali. Sono queste le motivazioni che hanno spinto il Sindacato dei Pensionati della CGIL, congiuntamente allo SPI CGIL Campania Napoli, a Federconsumatori e alla CGIL di Salerno, a convocare un presidio di protesta ma anche di proposta per martedì 11 ottobre nel piazzale antistante la Prefettura di Salerno con inizio alle ore 10. Noi in provincia di Salerno abbiamo una popolazione anziana elevata, in particolare nella fascia sud, quindi Cilento e zone limitrofe. I pensionati sono circa un terzo. Di questi larga parte è sotto soglia dei 600 euro e chiaramente ormai a fine mese non ce la fanno più. Sappiamo per certo che il sovraindebitamento è in grande aumento e che chi presta o in forma legale o in forma illegale cresce nei profitti. Noi pensiamo solo per il momento di dare un segnale, un allarme sociale, perché se poi a questo si legano tutte le condizioni, gli indicatori economici, si passa a una fase di stagnazione, di un'economia stagnante, quindi di una crescita che non c'è. Un paese in queste condizioni non potrà andare avanti, quindi il governo deve necessariamente intervenire, quella degli extra profitti e della redistribuzione di questa ricchezza che è sopraggiunta nelle tasche di questi signori deve essere necessariamente redistribuita in proporzione a chi meno ha più deve avere. Veniamo alla cronaca, ci spostiamo a Camerota perché non ce l'ha fatta il rumeno di 48 anni trovato in una pozza di sangue poco distante dalla sua abitazione. L'uomo, un operaio, sarebbe caduto accidentalmente battendo la testa, troppo gravi comunque le ferite riportate, disposto per lui l'espianto degli organi. Ce ne parla il nostro corrispondente. È stato disposto l'espianto degli organi della 48enne rumeno morto ieri sera presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove purtroppo il suo cuore ha cessato di battere. Stamattina, infatti, un elicottero ha prelevato i suoi organi presso l'elisuperficie di Pattano. Un grande gesto di cuore della famiglia della 48enne rinvenuto in una pozza di sangue lo scorso 27 settembre, a pochi metri dalla sua abitazione in località Marco, a Marina di Camerota. L'uomo è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vallo della Lucania, dove però poi purtroppo non ce l'ha fatta. Era arrivato in condizioni disperate, rinvenuto da un passante riverso sull'asfalto in una pozza di sangue. Le sue condizioni erano apparse subito critiche. Il corpo dell'uomo era a pochi metri da un muretto, non distante dalla sua abitazione, dove viveva insieme alla compagna e alla figlia della donna. Per gli inquirenti, tuttavia, si sarebbe trattato di un incidente, probabilmente una caduta da un muro in campagna. Lutto a Marina di Camerota, dove l'uomo, seppur originario della Romania, viveva da anni ed era molto conosciuto e stimato. In paese in tanti stanno partecipando anche a una colletta per organizzare i funerali. E
Torniamo in città a Salerno perché quella di oggi è stata una giornata di festeggiamenti nello storico liceo Tasso di Piazza San Francesco. Dopo una serie di interventi realizzati nell'anno è stato inaugurato e restituito allo storico liceo classico Torquato Tasso di Salerno il cortile interno interdetto per tanti anni. Grande la soddisfazione da parte degli studenti e della preside Maria Carmela Sant'Arcangelo. Sentiamo. Applausi, gioia e tanta felicità ha circondato questa mattina all'interno del liceo classico Tasso di Salerno la riapertura del cortile interno che viene restituito alla scuola dopo un intervento di riqualificazione che è stato seguito anche dalla soprintendenza perché finalizzato al recupero di scritte angloamericane presenti sulla facciata della corte interna. I lavori sono stati finanziati dalla regione Campania, dalla provincia ma anche attraverso il contributo di privati come la RCM Costruzioni del gruppo Rainone, grazie ai quali è stato possibile recuperare fondi sufficienti e arrivare all'inaugurazione di questa mattina. Una giornata di festa, veramente una festa rimandata per la risistemazione delle facciate, dei cornicioni e del recupero delle scritte angloamericane. È nuova perché in quest'anno, l'ultimo anno del Covid, siamo riusciti a recuperare gli spazi esterni grazie a finanziamenti regionali nel primo caso e finanziamenti poi Covid e di privati nel secondo caso. Stanno da sottofondo proprio le urla di gioia dei ragazzi. Gioia dei ragazzi, devo dire che in questi giorni in cui preparavamo era bellissimo affacciarsi alle finestre e sentire veramente la gioia. Stamattina erano emozionatissimi, tutti con gli occhi brillanti. Onorevole Picarone, un intervento che è stato finanziato anche dalla Regione Campania. Sì, nel 2019 la Regione ha individuato 3 milioni e mezzo di euro per intervento diretto del Presidente Luca, che stamattina non è potuto essere presente a questa importante inaugurazione, ma porta i suoi saluti e comunque insomma ci tiene a rimarcare questa sua presenza per questo istituto importante che possiamo dire è tra i più prestigiosi, se non il più prestigioso della nostra provincia. È importante oggi che si possa fruire di questi spazi senza problemi di sicurezza per i ragazzi che possono fare le proprie attività senza problemi. In ogni caso proseguiremo la nostra attività di sostegno per questa scuola, per tutti gli altri interventi che sono necessari, perché c'è un intervento più generale e più consistente che riguarderà la manutenzione straordinaria dell'istituto. Io appena mi sono insediato, ho fatto un po' il giro delle scuole della provincia di Salerno, mi sono recato qui al Tasso, abbiamo parlato con la dirigente e mi poneva subito questo problema, ci siamo attivati, abbiamo messo quello che era il nostro intento di rendere questa scuola storica di Salerno nelle condizioni possibili per dare il meglio. Oggi siamo qui felici a poter inaugurare questa bella struttura. La ripresa Sorsi, beviamoci sa, e questo è il tema invece della sesta edizione di In Vino Civitas, il salone del vino di Salerno organizzato dall'associazione Creatim e sostenuto da CNA di Salerno e Camera di Commercio, in programma alla stazione marittima di Salerno nel prossimo weekend dal 15 al 17 ottobre, presentato questa mattina a Palazzo di Città nel corso di una conferenza stampa. La ripresa a Sorsi, beviamoci sa, e questo è il tema della sesta edizione di In Vino Civitas, il salone del vino di Salerno organizzato dall'associazione Creatim e sostenuto da CNA Salerno e Camera di Commercio, in programma dal 15 al 17 ottobre presso la stazione marittima di Salerno, presentato questa mattina nel salone del Gonfalone di Palazzo di Città a Salerno. L'evento, che prevede l'opportunità di degustare circa 500 etichette presenti e provenienti da tutta Italia, si arricchisce di un articolato programma collaterale che quest'anno pone l'accento sui rapporti commerciali con l'Istituto per il Commercio Estero. Nell'ambito del PES Piano Expo Sud, in sinergia con CNA, a Salerno saranno presenti nei tre giorni della manifestazione 20 buyer provenienti da tutto il mondo per tessere relazioni economiche con le aziende che partecipano al salone. Alla conferenza stampa questa mattina hanno partecipato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore al turismo e all'attività produttiva Alessandro Ferrara, il presidente dell'associazione culturale Creatim Sergio Casola e il presidente di CNA Salerno e membro di giunta camerale Lucio Ronca.
Tra gli altri eventi in calendario, il programma di degustazioni AIS con grandi protagonisti, la consegna del premio eccellenza di CNA Salerno ad una cantina che si è distinta in ambito sociale, la prima edizione del premio Arechi, un riconoscimento tecnico ad un vino prodotto in provincia di Salerno, di Vintour, la tappa a bordo del traghetto Travel Mar ad Amalfi con le aziende e i buyer, la mostra dei maestri fotografi CNA Brindisi, la sfilata di moda dedicata al vino e tanto altro. È una manifestazione che direi lodevole, come appunto ha ribadito il sindaco, per cui la vostra sesta edizione è quella che va a sviluppare soprattutto la promozione del territorio, quindi un elogio soprattutto agli organizzatori e a dimostrazione che questi buyer che saranno presenti nella città di Salerno hanno a che apprezzare appunto questa manifestazione importantissima di Cino in Civitas. Ribadisco e dico che noi il 12 saremo anche a Rimini alla fiera del TTG e lì evidenzieremo anche questo brand che oramai si è consolidato nel tempo e quindi è giusto che le promozioni di marketing vengano a valorizzare anche queste manifestazioni che portano valore aggiunto al nostro territorio. Salerno ha risposto alla grande per la prima volta, dopo il sesto anno avremo oltre 30 cantine del Salernitano, è un numero importante, 70-80 cantine verranno dal resto d'Italia. I due premi saranno uno per il miglior vino salernitano, l'altra invece per la cantina che si è distinta nel sociale e che a noi ci rende gioiosi, ma soprattutto bisogna evidenziare la sinergia che in questo momento si è creata tra le varie parti che compongono il territorio salernitano, iniziando dal comune alla CNA e il Creatim, che era l'obiettivo primario, quello di creare forza sul territorio, penso che ci sia riuscito. La manifestazione sta portando questa in vino Civitas non solo a Salerno, il panorama salernitano, ma nazionale e internazionale. Il fatto stesso che l'ICI, l'agenzia ICI, con l'agenzia Onology, avremo l'occasione di realizzare dei B2B con le aziende che parteciperanno a questo evento gratuitamente, quindi avranno anche la possibilità di fare affari. In questa manifestazione ci saranno ovviamente, come sempre, molti artigiani, ci sarà una sfilata di moda, ci sarà una mostra fotografica e tante altre cose che non tengo adesso da svelare, ma sicuramente una manifestazione importantissima. Tappa a Procida, capitale della cultura, a bordo del traghetto Travelmar per la rassegna letteraria Un libro sotto le stelle, che con quest'ultima tappa speciale ha sigillato la 18ª edizione della Kermesse. Si è conclusa nelle acque di Procida con un tramonto mozzafiato e i partecipanti entusiasti la 18ª edizione della rassegna editoriale Un libro sotto le stelle, che si è svolta a bordo del traghetto Aquarius Travelmar organizzata dall'Associazione Meridiani. Sold out per una manifestazione che da subito ha raccolto consensi da parte del pubblico, come dimostrano tutti e sei gli appuntamenti letterari che hanno visto la presenza di scrittori e giornalisti che hanno presentato i loro libri durante la navigazione. Protagonisti di quest'ultima traversata di chiusura due libri, Qatar 2022, Un mistero mondiale di Gianluca Mazzini e Alimentazione 4, La scienza verso l'Ordinary People di Teresa Esposito. Ho potuto parlare del mio libro sul Qatar 2022, Un mistero mondiale, Lupetti Editore, un libro che racconta quello, in parte quello che vedremo ai mondiali che inizieranno da novembre fino a metà dicembre, finale 18 dicembre, dunque in un paese lontano ma non tanto lontano, un paese diciamo medio orientale, prima volta di un mondiale che si disputa in pieno inverno, prima volta di un mondiale che si disputa in un paese arabo, prima volta che si disputa in Medio Oriente. Perché tutto questo, come è stato possibile tutto questo che uno dei paesi più piccoli del mondo possa diciamo ospitare una delle più grandi manifestazioni del mondo? Ebbene, la potenza del Qatar è stato uno dei più piccoli del mondo ma il più ricco del mondo, e grazie a questi fondi
fondi, anche fondi neri, è riuscito ad ottenere quello che era impensabile, cioè l'assegnazione dei mondiali di calcio. Si parla di Qatar Gate, di una grande tangente che è stata pagata per ottenere questo, ma insomma, al di là di questi retroscena, ci sono anche retroscena politici, perché Hashtag Alimentazione 4.0 è un libro che è stato scelto per fare questa traversata, in quanto non parla dell'alimentazione in maniera, diciamo, così come normalmente siamo abituati a sentire. Oggi ormai tutti parlano di alimentazione, ma questo lo fa in maniera come scienza verso l'ordinary people, qual è il suo sottotitolo, in quanto si parla di alimentazione però parlando della parte scientifica dell'alimentazione, cercando di arrivare a tutti in maniera dettagliata, sì, ma in maniera semplice. Una formula nuova per presentare libri, per divulgare cultura, una formula interessante perché mette insieme il piacere di una bella traversata in uno dei tratti più belli del nostro paese, quella della costiera amalfitana, come è stato oggi fino a Procida, con approdo a Procida, e ci fa sentire l'autore, è possibile fare domande, interloquire, ed è un modo per appunto fare cultura in maniera innovativa. Sta funzionando. Abbiamo avuto una prima esperienza l'anno scorso, la Travelmar ha messo a disposizione i suoi traghetti, che ha sponsorizzato questa iniziativa, l'associazione Meridiani ha avuto questa splendida idea, diciamo che è un progetto sicuramente vincente da sviluppare, perché... Ed ora, come di consueto, è invece il momento di dare spazio alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, quest'oggi è in programma il film di Paolo Virzì con Silvio Orlando e Valerio Mastandrea, Siccità. Tra gli spettacoli alle ore 17. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Parleremo di sport subito dopo la pubblicità. Si guarda alla gara di domenica con il Verona allo Stadio Arechi, ma ne parliamo tra pochissimo, non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. In collaborazione con... I sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, buone notizie per Davide e Nicola, che per la gara di domenica con il Verona potrà avere a disposizione anche Dia, il senegalese. Si è allenato regolarmente questa mattina e sarà in lizza per un posto da titolare. Il tecnico granata sta provando la coppia Bonazzoli-Piontek, dubbia centrocampo, dove qualcuno potrebbe tirare il fiato. Sentiamo. Boulaye Dia si è allenato questa mattina regolarmente ed è disponibile per la gara di domenica con il Verona. Il senegalese aveva lamentato un fastidio all'anca, che però già nei giorni scorsi non destava eccessive preoccupazioni. Dopo essere rimasto a riposo ieri, oggi l'attaccante ex Villarreal, autore di 3 gol finora in questa Serie A, si è allenato. Nicola lo ha provato in tandem con Boutaim, mentre dall'altra parte affinavano l'intesa i due pistoleri, Bonazzoli e Piontek.
Non è da escludere che i due possano far coppia dal primo minuto contro il Verona. Gli ultimi dubbi cadranno dopo la rifinitura di domani, al termine della quale ci sarà la consueta conferenza stampa pre-gara del tecnico Granata. In difesa permane il dubbio su Fazio. Gyomber, Daniluk e Lovato dovrebbero formare il trio titolare. Sulle corsie laterali conferma per Candreva e Mazzocchi. In mediana resta qualche dubbio. Corrono in 4 per 3 maglie, visto che il recupero di Boinen per domenica resta difficile. Ed allora, con Koulibaly abbastanza sicuro di una maglia e Vilena in vantaggio per il ruolo di mezzala sinistra, il vero ballottaggio potrebbe essere ristretto a Castanos e Maggiore. Uno di due sarà il perno centrale del trilatero di centrocampo. Domani la rifinitura scioglierà gli ultimi nodi. La Sertana deve e vuole voltare pagina. Domenica sarà una partita da affrontare con concentrazione, grinta ed umiltà. Il resto poi potrebbe non essere così difficile. E Frank Ribéry è sempre più vicino a lasciare il calcio giocato. Il francese potrebbe restare in forza alla Salernitana, ma con un ruolo tecnico. Il club granata attende che sia lo stesso calciatore a dare comunque l'annuncio ufficiale. Sentiamo. L'indiscrezione rilanciata quest'oggi dal quotidiano Il Mattino non stupisce più di tanto. Da settimane, infatti, le voci sul futuro di Frank Ribéry erano diventate sempre più insistenti ed anche le risposte in proposito date dal club granata lasciavano presagire che il momento dell'addio fosse quasi maturo. Il campione francese ha giocato in campionato contro la Roma per poi fermarsi a causa di un problema al ginocchio. Dopo vari consulti con importanti specialisti, Ribéry è tornato a Salerno ed ha ripreso a lavorare in palestra. Troppo forte la sua voglia di essere competitivo e felice su un campo di calcio, ma in queste settimane dentro di lui si sono fatti largo anche altri pensieri. La Salernitana non gli ha messo pressione, dandogli tempo e modo di ponderare con calma la sua decisione. Il francese avrebbe deciso infine di chiudere col calcio ed il club di Danilo Iervolino gli ha ribadito che per lui le porte sono aperte. Ruolo tecnico più che dirigenziale almeno nell'immediato futuro. La certezza è che Ribéry continuerà ad essere punto di forza e vanto della Salernitana. Del resto, lo scorso anno, quando il 6 settembre del 2021 Ribéry sbarcò alla Rechi dal pianeta del grande calcio internazionale, Salerno si infervorò e gonfiò il petto perché con l'arrivo del campionissimo francese sentiva ancora di più legittimata a stare dove era arrivata, e sebbene l'avventura della squadra in massima serie fosse partita da mille difficoltà di cui è inutile anche tornare a narrare, proprio la presenza di Ribéry apriva uno squarcio tra le nubi, regalando un sorriso e una speranza ad una piazza orgogliosa e innamorata che voleva credere all'impossibile. Capitano, leader, uomo assist e soprattutto uomo spogliatoio, Ribéry si è calato nella realtà del club e della città, senza soffrire di nostalgia per la mancanza della Champions e di palcoscenici più prestigiosi. Per questo bisogna dirgli solo grazie, anzi, merci. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie come sempre per averci preferito e buon proseguimento. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.